Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Beh, i miei capelli fanno sempre più schifo, c'ho ancora purtroppo alcuni video li vedrete tutti dove io sono bloccata col collo. Sto cercando di fare video, più video possibili perché da domani saremo già lì in Piemonte e quindi spero di poter uscire a fare tante belle cose. Se riuscirò farò finalmente dei videolog perché sinceramente fare video, sempre video tag o altri video unboxing shopping mi ha rotto un po' le palle, sono sincera. Siamo qui riuniti per fare un altro video tag. Allora, questo video tag l'ho fatto perché l'ho inventato io per cercare di aiutare chi ha i canali monotematici. Secondo me io non approvo i canali monotematici, però chi vuole fare? Monotematico cosa intendo? Che sono alcuni canali che hanno un unico argomento, basilare. Che non sono i canali ASMR. Ragazzi, non mi dite che i canali ASMR sono monotematici perché sono vivicchio, anche perché il canale ASMR è un modo di portare video, non è un argomento. Cioè, monotematici si intende quelli che fanno solo gameplay, fanno solo tecnologie, fanno solo recensioni sui film, fanno solo unboxing, che poi la vedo guardo, però sono solo unboxing, fanno magari solo video sul make-up, cioè non sono contro di loro, però secondo me dovete essere proprio bravi, 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 bravissimi, per quello voglio dare una mano a questi canali. Cioè, ho inventato un tag appunto perché ho un mio amico, tra virgolette, collaboratore che fa solo video sulla tecnologia, visto che nessuno dei miei video tag li fa, grazie campane. Ho inventato un video tag sulla tecnologia, che poi non so come chiamerò questo video, però è un video tag sulla tecnologia. Chiunque volesse farlo, siete tutti benvenuti, poi alla fine taggerò le persone. Appunto, l'ho inventato per taggare, appunto. Anzi, taggherò alla fine, tagghiamo alla fine. Allora, prima di tutto iniziamo, sono 6 domande, di cui una non è proprio una domanda, l'ultima. Sono 6 domande, facili, ce l'ho qua scritti perché sennò non me li dico. Allora, l'ho inventato io, spero che vi piaccia. Allora, prima domanda, ovviamente risponderò anche alle domande. Un oggetto tecnologico di cui non faresti mai a meno nella vita. Io penso che allora, visto che stiamo parlando di tecnologia, un oggetto di cui non farei mai a meno, secondo me, è il telefonino, sono sincera. Cioè, lo reputo ovviamente un oggetto tecnologico. Penso che sia il telefonino perché lo uso tantissimo, penso che sia il telefono in assoluto. Il mio oggetto che è. Se devo dire un oggetto io intendo oggetto, può essere qualsiasi cosa, di tecnologico. Diciamo che per l'utilità che ne faccio il cellulare. Al secondo posto mettere il microonde, perché sono microonde dipendente, non mi dite nulla, lo so che fa male tutto, però io uso tantissimo il microonde. Quando vivo da sola devo bere il microonde e telefonino. Seconda domanda. Qual è il massimo di soldi che spenderesti per un articolo tecnologico? Allora, dipende dall'articolo tecnologico, secondo me. Ha fatto una domanda molto generica perché secondo me il massimo che spendere dipende dall'oggetto. Per un telefonino non spenderei più di 300 euro, sono sincera. Per una televisione o per un computer già è diverso, dipende che cosa devo farne. Cioè, nel senso che se devo metterla tipo in cucina spendo un po' di meno, se devo tenermela in camera da letto o in sala, tipo che magari mi serve anche per usarla per giocare alla Play, per usarla come computer perché alcune TV fungono anche da computer. Spenderei un pochettino di più. Idem per il computer, se il computer lo uso solo per farci quattro cavolate, non ci spendo più di 200-300 euro. Se devo montarci video per YouTube, farci altre cose più avanti, più care, più prestigiose, ecco, allora lì partire già da una fascia di prezzo più superiore, quindi 500, 600, 700 euro, dipende anche da quanti monitor si hanno, diciamo che dipende da quello. Per invece gli elettrodomestici sono dell'opinione che vanno presi buoni, perché comunque ci cucinate tutto, quindi un minimo bisogna spenderlo, secondo me. Cioè, secondo me il massimo che si può spendere alla fine è quello che uno guadagna. Quindi secondo me dipende molto, cioè secondo me preferisco avere dei prodotti buoni, tipo la lavatrice, la lavastoviglie, queste cose qua, i prodotti buoni, spenderci un po' di più che avere dei prodotti di merda come il frigorifero, che magari lo pagate 500 euro poi è una schifezza e non ne manco no frost, per dire. Terza domanda. Il minimo che spenderesti per un articolo tecnologico è che lì dipende sempre dal prodotto. Tipo, io non spendo mai tanti soldi per le cuffie. Quest'anno è stato il mio massimo. Ho speso 17,50 euro per le cuffie Bluetooth, perché ho detto, beh sì, le provo anche io. Se no, di solito ho degli standard, tipo per un cellulare penso che almeno meno 100 euro si debbano spendere, se lo fa schifo, secondo me. Poi dipende dalla persona, ripeto, cioè il mio metodo potrebbe essere diverso. Per un computer non spendi almeno 200 euro, è una schifezza, anche lì. O magari, che ne so, per un ventilatore, che pure non è proprio una cosa tecnologica, però tipo un condizionatore, ecco. Il mio condizionatore ha una fascia di prezzo tra i 300 e i 400 euro, ma l'ho preso anni fa. Il valore di mercato era di 600 euro.
L'abbiamo comprato di mio padre perché erano scontate che ne abbiamo presi due insieme. Secondo me, già lì anche deve avere una qualità di prezzo alta, non altissima, però io per un condizionatore che costa 200 euro non me lo prenderei mai, perché un condizionatore di 200 euro è poco. Cioè, capite che come. Anche per quanto riguarda tipo le piastre per capelli, quelle cose là, quando il prezzo è troppo basso, secondo me, o è uno, se è uno sconto è un'altra cosa. Se invece è proprio il prezzo di base, cioè io spenderei mai 10 euro per una piastra, 20 euro, perché la casa fa cacare, ti brucia i capelli. Quarta domanda. Hai un budget per i tuoi acquisti riguardo alla tecnologia? Giustifica la tua risposta, se sì, perché, se no, perché. Sì, ho un budget perché ovviamente non lavorando ho un budget. Se poi lavoro ovviamente il budget sale, però ho dei budget quanto prima che secondo me tipo per il telefonino io già questo qua l'ho pagato già caro per i miei standard, ma perché c'erano le vacanze di Natale e mi hanno dato comunque una mano un po' tutti quelli che mi hanno dato i soldi, sono riuscita a comprarmi un po' più bello degli ultimi secoli passati. Però anche lì per il computer ho dei budget perché sono molto limitati perché comunque non ho lo stipendio, quindi sì, ho dei budget. Sì, li ho perché non lavoro. Quando lavorerò i miei budget saliranno, ma comunque per un computer non ci spenderei mai quanto ci ha preso tipo mia sorella, che si è presa quello dell'Apple. Tipo io non lo spenderei mai. Ovvio che per l'utilizzo che ne fa lei è giusto che comunque costicchi un po' di più perché comunque lei lo usa per lavoro, per fare i corsi, per tante cose. 5. Secondo te qual è o quali sono gli oggetti tecnologici che hanno rivoluzionato le nostre vite? Il frigorifero. Il frigorifero è il numero uno, secondo me, perché il frigorifero per mantenere il cibo terrestre, poi penso che sia il microonde, assolutamente, ripeto, microonde, se il mio best, la lavastoviglie, perché io odio lavare i piatti, e la lavatrice, direi l'asciugatrice, però è una cosa optional, secondo me, nel senso, la lavatrice. Tutte le cose che secondo me ci hanno migliorato la vita, quindi secondo me il microonde, perché altre cose, sinceramente, il phon potrei dire, però sinceramente. Le piastre no, perché secondo me è una cosa in più, io mi faccio la pieca col phon. Quindi secondo me le cose più. Tipo una cosa ad esempio che può essere banale, la macchietta per il caffè. Cioè, io mi prendo anche al bar, non c'è nessun problema. Però secondo me la macchietta del caffè anche quella è una bella invenzione. Perché, per carità, per chi mi starà odiando in questo momento che preferiscono tutti la moka, io faccio il caffè ginseng nella macchinetta, che fa cacare la mia, però. Anche lì, se avessi più soldi mi sarebbe presa la macchietta della Nespresso, mi devo contattare quella della Nescafé Dolce Gusto, che non fa schifo, eh. Però diciamo che non è nelle mie corde, diciamo, io poi avrei preferito quella della Nespresso, perché ci sono anche le capsule di Starbucks, ci sono tantissime capsule compatibili, non compatibili, secondo me è molto più bella, o comunque ci sono delle macchinette che sono molto più belle delle mie, la mia è proprio quella più pezzente che c'è, quella più economica, tra virgolette. Quindi secondo me è molto legato anche dal vostro stile di vita, da quanti soldi avete, se guadagnate, lavorate, eccetera, eccetera. Ultima domanda, che non è proprio una domanda. Dai un commento a questo tag, è bellissimo perché l'ho creato io. Tag, cita la persona che ti ha taggato, in questo caso io poi taggerò le persone, appunto tag chi vuoi. Il tag ovviamente è libero, quindi potete farlo chiunque, ma taggo Andrea93 che è il mio ragazzo, che dovrei citarmi a mia volta, amore. Tecnologici, così finalmente farò un video tag e mi dovrei anche taggare perché ti ho taggato io a mia volta e l'ho inventato io questo tag, spero che vi piace. E poi taggo la Steffi se vorrà farlo, si spera. E poi taggo anche la Ciamella Betta che spero che lo farà in ASMR se gli farà piacere. Io provo sempre a taggarvi tutti sperando che fate i miei video tag, poi se non li fate non mi offendo ovviamente. Questo ta video tag è aperto a tutti ovviamente perché sulla tecnologia vi lascerò poi le domande non scritte in questa schifezza ma sotto in descrizione dove potete trovarle. Se ne avete bisogno contattami sui miei social network che trovate sempre sotto, ve le mando anche le domande perché so che è scocciante ricopiarle. E se volete ve le mando anche o comunque se volete ve le scrivo magari nel commento in evidenza così. Anche lì non potete copiarle però se volete ve le mando in privato. In qualche modo ve le mando come messaggio su Instagram o su Facebook così le copiate direttamente da lì se volete. Io sono anche gentile, visto che l'ho inventato io questo video tag è abbastanza corto, quindi. E niente, ringrazio il Tecnologigi per l'idea. Cioè, mi ha ispirato lui, anche il mio ragazzo che voleva anche lui farlo, però non sapeva che domande fare, io mi sono uscita perché io sono molto brava a fare i temi, a fare i video tag. Posso fare l'inventrice di video tag? Non so se magari questo video tag esisterà già, quindi chiedo scusa per chi magari l'avrà fatto verosimile. Io l'ho fatto di mia iniziativa, quindi se magari ci sarà uno molto simile al mio, chiedo scusa, ma non ho copiato nessuno. Le ho prese perché ce l'avevo già da tempo in mente queste domande. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata. E scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate, se volete rispondere alle domande, rispondete anche nei commenti.